Ben ritrovati amici telespettatori di Rete 8 per questo nuovo spazio di approfondimento dedicato alle prossime elezioni amministrative. Oggi ci troviamo ad Alba Adriatica, comune in provincia di Teramo, dove i cittadini i prossimi 14 e 15 maggio dovranno recarsi alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco. Nel comune costiero sono due i candidati alla carica di primo cittadino, ognuno con una lista in appoggio, l'ultima volta era accaduto nel 1999. Da una parte troviamo Uniamo Alba, espressione dell'amministrazione uscente, con la candidatura bis del sindaco Antonietta Casciotti, di area vicino al centro-sinistra. Dall'altra Siamo Alba, guidata da Massimo Marconi, maresciallo della polizia locale ed espressione di area centrodestra. Dunque Alba Adriatica si appresta a vivere un confronto elettorale sulla carta mai così equilibrato. Saranno poco più di 9.500 gli aventi diritto al voto per una popolazione residente di circa 13.000 abitanti. Ma andiamo subito ad ascoltare i due candidati alla carica di primo cittadino. Eccoci amici telespettatori, siamo in compagnia del candidato sindaco Massimo Marconi, appoggiato dalla lista Siamo Alba. Benvenuto. Ovviamente partiamo con lei con la prima domanda, che è quella: perché la decisione a candidarsi alla carica di primo cittadino? Grazie per la domanda. Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la candidatura a sindaco sono molteplici, alcune chiaramente di carattere mio, personale, perché l'esperienza di vita, l'esperienza lavorativa, sono anche nativo di Alba Adriatica, mi hanno davvero emozionato a vivere questo nuovo percorso. Io ho, nel mio lavoro ho percorso, voglio usare questo termine, ho percorso le strade della cittadina conoscendo persone, conoscendo tanti aspetti ora critici della vita quotidiana. Ho vissuto tante problematiche da un altro punto di vista, sotto un altro aspetto. Adesso credo di aver maturato con il mio lavoro, con la conoscenza delle persone, con la conoscenza dei problemi, quella maturità che mi possa aiutare a risolvere problemi non risolti, ad oggi non risolti. Quindi voglio mettere a disposizione del cittadino la mia esperienza acquisita tra le persone, acquisita per strada. Ovviamente quando si parla di Alba Adriatica si pensa subito al grande flusso turistico, il turismo rappresenta moltissimo per questo comune costiero. Qual è la sua ottica di turismo? Allora, qui c'è da fare un passo indietro, in che senso? Che Alba Adriatica ha vissuto nel passato un grande splendore, non solo nell'ambito turistico, ma anche nell'ambito della pelletteria, sia per quanto riguarda l'artigianato, ma anche nella piccola industria. Dopo la crisi che ha attanagliato il settore, ha portato sempre più a far rimanere l'unica fonte ad oggi purtroppo di economia il turismo. Il turismo oggi rappresenta per la nostra cittadina il volano, il motore propulsore. Però c'è un punto da affrontare, la stagione dura poco, si restringe sempre di più, c'è un turismo, un mordi e fuggi, un turismo di fine settimana. Dove sta, ed è quello che abbiamo previsto nel nostro programma, dove sta a mio avviso la capacità di un'amministrazione? Quella di investire attraverso il brand, attraverso i social, un turismo che non sia solo quello di occasione, cioè dobbiamo portare il turista a scegliere Alba Adriatica per delle attrattive particolari, quindi far decidere di venire ad Alba Adriatica non perché così occasionalmente, ma perché la cosa venga scelta, e poi soprattutto investire nella destagionalizzazione, cioè cercare con la promozione allungare la stagione turistica almeno a 5, se non dico 6 mesi l'anno. Questa sarebbe di buon auspicio. Ovviamente bisogna anche risolvere il problema, l'annoso problema della spiaggia, delle problematiche, dell'erosione. Lì la regione deve intervenire, però ovviamente poi i comuni sono quelli che vivono il territorio, che molte volte si trovano tra l'incudine e il martello.
Sì, questa la ringrazio per questa domanda, perché il problema dell'erosione è sotto gli occhi di tutti. Oggi come non mai assilla gli operatori turistici, soprattutto quelli della parte nord della spiaggia, in maniera particolare. Però il fenomeno si sta sempre più spingendo anche verso sud. Non me la voglio cavare rispondendo, ma tanto il problema è il problema di competenza della regione, perché sì, senza l'intervento della regione non è che il comune possa fare chissà che cosa, però non dobbiamo dimenticare che il problema dell'erosione viene da lontano, non nasce oggi. Oggi forse ha conosciuto la punta massima, cioè il momento più drammatico dell'intero fenomeno. Quindi forse anche per scelte rivelatisi poi sbagliate, fatte nel passato, hanno portato oggi a vivere il problema dell'erosione qui ad Alba Adriatica. Noi sicuramente puntelleremo quotidianamente la regione affinché si faccia carico del problema, e noi siamo a disposizione per qualsiasi suggerimento. Ora ho avuto dei contatti con gli organi regionali, sia politici che tecnici, e rassicurano che si stanno muovendo seriamente, anche alla luce, a mio avviso, di interventi nell'immediato, perché alcuni operatori non hanno davvero lo spazio per poter piantare nemmeno un ombrellone, e l'estate praticamente sta arrivando. Quindi io mi aspetto da parte della regione che sicuramente si dia da fare nel più breve tempo possibile per risolvere l'aspetto immediato, che è quello dell'arrivo della stagione turistica. Quindi con un rifacimento classico. Mi auguro con un rifacimento. Io chiaramente non sono un tecnico, però si è andati avanti con il rifacimento per tanti anni, e anche quelli si sono visti poi i rifacimenti poi scomparire tra l'acqua, quindi nemmeno quelli sono stati interventi strutturali che poi hanno portato dei frutti. Ora però chiaramente nell'immediato qualcosa sicuramente bisogna fare per quegli operatori che hanno bisogno della spiaggia per poter esercitare la propria attività. Però dov'è che noi saremo pressanti è di avere immediatamente alla luce un progetto strutturale che almeno nei prossimi anni possa portare alla luce la risoluzione del problema. Cambiamo adesso un po' argomento, c'è la questione da risolvere del ferro di cavallo. Lei come la vede? Grazie anche per questa domanda. Vedo che lei è fortemente informato della situazione Alba Adriatica. Il ferro di cavallo è la zona storica di Alba, dove Alba Adriatica nasce. Adesso vive una situazione di degrado triste, fammi passare questo termine. Tante abitazioni lasciate al loro destino, locali chiusi, e anche sotto il punto di vista della sicurezza tanto lascia desiderare. A questo punto le do semplicemente un dato: alla stazione ferroviaria ci sono 1000 utenze giornaliere. Sembra che io stia dando un numero così, no, sono esattamente 1000 tra i viaggiatori, i pendolari che prendono il treno per andare al lavoro, turisti, ma soprattutto anche salita e discesa dai pullman. 1000 utenze meritano un decoro ed una sicurezza sicuramente migliore. A questo punto lei mi dirà: ma la lista Siamo Alba è capace solo di fare degli spot, è capace solo di fare delle critiche? No, le dico assolutamente no. Per quale semplice ragione? Noi per quella zona abbiamo un progetto, non vogliamo essere presuntuosi e quindi sostituirci a nessuno, ma abbiamo un'idea ben precisa che riguarda sia l'assetto della viabilità, perché in un luogo dove c'è la circolazione, dove c'è la presenza delle persone, chiaramente è più difficile delinquere, è più difficile fare attività poco chiare.
questo giusto per intenderci. E quindi abbiamo un'idea per quanto riguarda l'assetto viario, ma abbiamo anche un'idea per quanto riguarda l'arredo urbano, e quindi vorremmo cercare, anzi vogliamo sicuramente usare l'area che è stata, sono state traslate delle volumetrie, e quindi a breve si procederà alla demolizione di un edificio proprio di fronte alla stazione. Noi per quell'area vogliamo un arredo urbano, un bel giardino che sia una bella vista per il turista, per il passeggero, non appena esce dalla stazione. E poi chiaramente investire sulla sicurezza, cioè con un sicurezza sistema. Anche questione telecamere? Ecco, okay. Mi ha appena anticipato, era proprio questo che le volevo dire, un sistema di videosorveglianza aperto. Che cosa voglio intendere per aperto? Perché a volte se no mi si potrebbe anche dire che faccio degli spot. No, aperto significa che registri 24 ore al giorno, così come anche succede oggi, ma il sistema deve essere condiviso con altre forze di polizia, e il sistema non deve essere chiuso dentro una stanza, bensì si può riuscire a volte a prevenire anche in diretta. Quindi vogliamo lavorare, investire con le forze di polizia per dotare loro di questo strumento che sia davvero operativo. E qui si collega anche la questione dei sensi unici? I sensi nell'organizzazione della città che allora, stava dicendo prima. I sensi unici, per quanto riguarda l'organizzazione della città, c'è una polemica in atto, e quindi sarà oggetto in campagna elettorale di una spiegazione. Io ho le idee chiare, qui devo fare però, me lo deve concedere, un piccolo passo indietro e le spiego. L'attuale amministrazione nel 2020 ha avuto un'idea ben precisa, quella di dare un incarico ad un tecnico, e questo incarico ha avuto anche un costo, per l'adozione del Biciplan. Conseguentemente un altro incarico per poi traslare, diciamo, il lavoro del Biciplan sul piano urbano del traffico, quindi altro incarico per adeguare il piano urbano del traffico, non chiaramente solo per il Biciplan, probabilmente anche per altri aspetti. Questo anno 2020. 2022, arriviamo a noi adesso a settembre 2022, l'amministrazione comunale, quindi la giunta comunale, adotta con un'apposita delibera, e quindi c'è una volontà politica, adotta il piano Biciplan. Quindi alla delibera di approvazione c'è ed esistono gli atti dove vengono disegnate i sensi delle strade, quindi vengono riportate sulla strada i percorsi ciclabili. Questo porta indubbiamente all'istituzione di diversi sensi unici. Quindi ora dicono: ma noi non li faremo. Perché questi sensi unici non si facciano? Comunque si rassicurino i cittadini, perché questi sensi unici, soprattutto in determinate vie principali Alba Adriatica, non vengono fatti. L'atto va revocato, altrimenti fino a che l'atto è stato adottato, la volontà politica è stata espressa, l'atto rimane. Quindi basta solo e soltanto che dall'adozione si trasporta questo atto sul piano urbano del traffico, e il senso unico è presto che fatto, basta semplicemente un'ordinanza. Quindi se l'attuale amministrazione vuole dare un segnale chiaro al cittadino nel dire i sensi unici noi non li faremo, deve procedere alla revoca della delibera adottata a settembre 2022, che è la delibera di approvazione del Biciplan. Allora, siccome il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, ovviamente le faccio la domanda clou, cioè perché i cittadini di Alba Adriatica devono scegliere lei come nuovo sindaco? Allora sì, faccio un appello ai cittadini di Alba Adriatica. I cittadini di Alba Adriatica, una sola volta è avvenuto in passato che ha dovuto scegliere tra due liste. Adesso ci sono due liste competitive, due liste ben rappresentate. Quindi il cittadino ha la possibilità di scegliere tra la soluzione A, fatemi passare il termine, o la soluzione B. La soluzione A è la lista numero uno, che è la lista dell'amministrazione uscente. Lo spot della lista dell'amministrazione uscente è "Cresciamo insieme". Io devo dire,
continuiamo insieme, forse questo cresciamo insieme è un termine usato improprio, ma le dico la ragione, io non vedo e i cittadini che mi sostengono non vedono che Alba Adriatica, soprattutto negli ultimi 5 anni, sia cresciuta. Quindi questa è la lista numero. La lista numero 2, quindi soluzione B, che io mi onoro insieme a tanti candidati che hanno deciso di metterci la faccia, candidati che vengono dalla società civile, che vengono dalla loro esperienza personale lavorativa nell'ambito del commercio, nell'ambito di qualsiasi, cioè di diverse estrazioni sociali. Abbiamo deciso di volerci mettere la faccia perché vogliamo fare una scommessa, ma non una scommessa nel buio, crediamo con le nostre capacità di voler ridare luce alla città attraverso i nostri tre simboli, la nostra lista è caratterizzata da trasparenza, legalità e partecipazione. Questo significa che vogliamo davvero far partecipare il cittadino alla vita amministrativa nelle scelte soprattutto cruciali dell'attività amministrativa, e il cittadino deve essere protagonista di se stesso. Perfetto, grazie mille al candidato sindaco Massimo Marconi, appoggiato dalla lista Siamo Alba. Ed è arrivato il momento del sindaco uscente Antonietta Casciotti, appoggiata dalla lista Uniamo Alba. Ovviamente la prima domanda è quella: perché ha deciso comunque di ricandidarsi alla carica di primo cittadino? Innanzitutto buongiorno. Allora, la decisione della ricandidatura trova motivazioni in due, diciamo, parole essenziali: responsabilità e lavoro. Quindi innanzitutto la consapevolezza del lavoro svolto in questa città in questi 5 anni, un percorso intrapreso molto difficoltoso per le situazioni e le aspettative della comunità che ho ereditato. Quindi la volontà di portare avanti il percorso di crescita che abbiamo iniziato e di volerlo fare insieme ad un gruppo che ha dimostrato unità, condivisione e soprattutto la condivisione di una prospettiva di sviluppo unitaria. È un gruppo che si è arricchito di nuovi ingressi che chiaramente condividono il nostro progetto di città. Quindi la responsabilità nei confronti delle aspettative della comunità ed il rispetto nei confronti del lavoro che il mio gruppo in questi 5 anni ha svolto a vantaggio della città tutta. Ovviamente possiamo dire che l'estate ormai è alle porte, il comune di Alba è un comune fortemente a vocazione turistica, si pensa già alla stagione estiva, però c'è anche la questione del rifacimento. Allora, sono 5 anni che noi affrontiamo le stagioni estive con molta difficoltà, cercando sempre, come abbiamo fatto, di stare accanto alle esigenze degli operatori, perché tutti sanno che questa città è stata martoriata da ben 3 mareggiate che hanno comportato una erosione costiera che rappresenta per tutti noi un grave problema. Come abbiamo affrontato? Innanzitutto, come dicevo, stando vicino agli operatori ed inventandoci 5 stagioni estive e concedendo delle misure che consentissero a loro una pur minima sopravvivenza di esercizio. E continuiamo ancora a farlo, perché purtroppo risposte definitive che cerchiamo dal 2018, e mi riferisco al posizionamento di scogliere parallele alla riva di costa, non sono ancora pervenute. Ed ad oggi, devo dire, appaiono ancora come promessa che dovrebbe essere diciamo esaudita per la stagione prossima, ma ancora nel bilancio regionale vediamo stanziata la somma di 22 milioni che è stata prevista per questo intervento. Quindi mi accingo anche con le stesse difficoltà, nel caso la comunità decida che sia ancora io il sindaco, ad affrontare una stagione estiva 2023 ancora in emergenza.
violenza, ma non mi sottraggo, come non mi sono mai sottratta, a questa responsabilità che comporta il lavoro al quale mi sono sempre dedicata in questo quinquennio. Ovviamente si parla anche di sicurezza, un argomento che i comuni costieri purtroppo vivono ancora di più perché sono molte volte un punto nevralgico per tante situazioni. Questioni telecamere, come vi state muovendo? Perché voi negli anni comunque avete fatto, vi siete mossi su questo aspetto. Sicurezza, benessere sociale, legalità sono l'intimo desiderio di ciascun cittadino ed è l'intimo desiderio anche del sindaco. Su questo tema è sviluppata, diciamo, una parte consistente del nostro programma amministrativo, del programma amministrativo di Uniamo Alba, ed intendiamo proseguire sulla stessa linea che abbiamo intrapreso, cioè una linea che assicuri alla città tutta una vivibilità urbana e soprattutto in quelle zone dove maggiormente si avverte questa esigenza. Riportandoci al ferro di cavallo, già abbiamo raggiunto dei risultati, chiaramente, che devono essere ancora sviluppati nella loro interezza, perché in quella zona finalmente le Ferrovie dello Stato hanno riconsegnato all'ente la progettazione della nuova stazione. In questi giorni sarà oggetto di demolizione un palazzo che riconsegnerà un'area completamente riqualificata da parte dell'amministrazione, una cessione gratuita da parte del privato grazie ad una normativa tecnica che noi abbiamo rivisitato. Inoltre, sempre in quella zona c'è un villino che è stato confiscato e che è stato acquisito al patrimonio dell'ente, dove sorgerà un centro ricreativo per le arti gestito da una associazione e partirà anche a giorni il rifacimento del manto stradale di tutto l'asse viario che porta alla stazione. Sono risultati che abbiamo ottenuto con fatica. A questi risultati in tema di legalità si aggiungono il potenziamento del corpo dei vigili urbani, il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Alcune telecamere sono state già posizionate, in questi giorni stanno posizionando le altre sulla base di un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Interno, e intendiamo, come sollecitazione anche da prefetto, collegare tutto il sistema di videosorveglianza che adesso, grazie al nostro lavoro, esiste in molti punti della città, collegarlo con la caserma dei carabinieri. Inoltre abbiamo proceduto all'armamento dei vigili, ma non ci fermeremo qui perché il percorso sarà proseguito ed una parte di questo programma contiene proprio il tema della pace, vissuta come benessere sociale. Perché ritengo che il tema dell'inclusione sociale e il tema anche di un accesso paritario dei diritti per tutti i cittadini responsabilizza la città verso una cittadinanza attiva, e rispetto a questo tema non intendiamo assolutamente tornare indietro, garantendo quindi una vivibilità urbana. In questo senso i tre strumenti programmatici del nostro programma che ci vedranno impegnati nel prossimo quinquennio saranno la revisione del piano regolatore, non si chiamerà più così perché sulla base della nuova legge urbanistica ai quali tutti i comuni dovranno adeguarsi, prevederanno i PUC, che saranno i piani urbanistici comunali. Gli altri due strumenti fondamentali saranno il piano strategico per il turismo, che sarà in grado di cogliere tutte le potenzialità e le opportunità di questa città studiando la realtà attuale e sviluppando soprattutto una forma di turismo familiare che vada verso una città inclusiva totalmente e che sia in grado anche di formulare proposte in funzione della destagionalizzazione. Il terzo strumento fondamentale sarà il piano strategico per il commercio, per cercare di contrastare la crisi commerciale che deriva soprattutto
tutto dalla concentrazione dei grandi centri commerciali, ma soprattutto anche dal commercio online, ridando dignità anche con gravi fiscali a tutti i negozi di vicinato e ricostruire un tessuto urbano, viario, infrastrutturale che individui i nostri luoghi urbani come luoghi urbani di vivibilità e di sicurezza. In questo contesto rientra anche il PNRR? Allora, per quanto concerne il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Alba Adriatica ha già beneficiato di un finanziamento di 2.100.000 che ci consentirà di costruire il nuovo asilo nido sull'asse viario di Via Lombardia, un nuovo asilo nido di cui già è stato riconsegnato all'ente il progetto definitivo, quindi diciamo tutto l'iter va avanti molto speditamente. In più abbiamo avuto un finanziamento di 500.000 euro per quanto concerne la digitalizzazione dell'ente, che consentirà ai cittadini di poter accedere ai servizi in modo fruibile, semplice e attraverso l'installazione di app. Non sono solamente queste le risorse beneficiate dall'ente grazie al lavoro di questa amministrazione, perché abbiamo avuto altri 3 milioni che si vedono investiti su tutto il territorio per un recupero di un accantonamento errato al fondo di solidarietà sociale. Inoltre 1.700.000 li abbiamo recuperati dall'ente d'ambito per crediti che si vantava verso questo ente e altri 560.000 euro rideterminando posizioni creditorie e debitorie nei confronti della Poliservice. Tutte somme che sono state introitate dall'ente e che sono già state investite a favore della comunità in tante opere che dal 2018 abbiamo attivato e le ultime opere si stanno vedendo attualmente in questi giorni. 8 cantieri infatti in questo momento risultano aperti, risultato di una programmazione non degli ultimi giorni, ma risultato di una programmazione che appartiene al DUP, documento unitario programmatico dell'ultimo triennio. Siamo arrivati quasi alla fine di questo spazio di approfondimento, perché i cittadini di Alba Adriatica devono nuovamente scegliere lei come sindaco? Ogni sindaco sa che è sempre oggetto di valutazioni alla fine del suo mandato, ma abbiamo testimoniato credibilità, abbiamo testimoniato che alle nostre idee sono sempre seguiti i fatti, abbiamo realizzato l'80% del programma che abbiamo presentato nel 2018, la relazione di fine mandato è stata illustrata ai cittadini, penso e spero che i cittadini possano avere fiducia in questo sindaco per quello che ha testimoniato sia nei precedenti mandati 1995-2004 e sia in questo mandato, mai da sola ma sempre accompagnato da un gruppo che ha dimostrato nel tempo una condivisione di intenti e soprattutto una ferma solidarietà e fiducia nei confronti del sindaco che hanno sempre appoggiato. La stessa fiducia richiedo ai cittadini. Io dico sempre: il mio partito è la comunità. A loro mi rivolgo e a loro chiedo di votare Uniamo Alba, candidato sindaco Casciotti Antonietta. Grazie mille al candidato sindaco Antonietta Casciotti, appoggiata dalla lista Uniamo Alba. Bene amici telespettatori, avete ascoltato le idee e i progetti dei due candidati per il futuro di questa città costiera. Ora la parola passa ai cittadini albensi che, ricordiamo, i prossimi 14 e 15 maggio dovranno eleggere il loro nuovo sindaco. Quindi non resta che ringraziarvi e augurarvi una buona continuazione sui nostri canali.